questa, no? Meraviglioso. Si dice appunto che per tutti, tutte le persone che fanno del turismo, trekking, eccetera, eccetera, questo è un posto veramente unico. Sì, qua è favoloso, abbiamo il mare, la montagna, i nostri sentieri che collegano tutti i vari paesi delle Cinque Terre e non ci manca niente. Quindi si fa tutto o a piedi o con i battelli, mare o permettendo, o col treno. Cioè, qui siamo arrivati al convento, il convento dei frati cappuccini, dove all'interno pare sia custodito una crocifissione del Van Dyck. Qui siamo in un luogo chiamato il Paradiso dei Frati, per cui qua non si è turisti per caso, ma pellegrini per caso. Giusto, giusto. Questo posto meraviglioso delle Cinque Terre dove si arriva a fatica, ma si tocca il cielo con un dito. E comunque tutti i turisti e i pellegrini vengono anche con devozione per questo quadro che è magnifico, dove vediamo esaltato il rosso, più che Maria ancora Giovanni, e quindi spicca molto il rosso, che è il colore della regalità. Vediamo questo albero della vita che nasce dal teschio di Adamo, dove il vecchio Adamo muore e nasce l'albero della vita nuova, Cristo risorto. C'è qualcosa di straordinario in questo qua. Molto bello, sì. Possiamo spostarci più là. Molto importante questa pala della Vergine degli Angeli che si alza. C'è un segreto. I frati hanno i loro segreti. È una statua di inizio 800 di gesso. Vengono i Monterossini, sono molto devoti e vengono a chiedere tutte le grazie. Il clima è talmente mite che abbiamo due piante di avocado che fanno i frutti. È una dimensione paradisiaca. Fatto, sì, è un luogo dell'anima particolare. Veramente. Sì. Qui abbiamo la via del mare. Oh, che bello. Sull'infinito. Mamma mia, gli orti! Questo è tutto il lavoro che abbiamo. Io e i miei volontari diamo di tutto, dal pompelmo rosa ai limoni al susino, al caco, i capperi che quest'anno sono un tripudio, e mandarini, arance. Sì. Beh, è già il paradiso terrestre questo. Facciamo mensilmente dei ritiri, accoglienza di gruppi, gente che viene un po' a pregare, che viene a fare un po' di vacanza, ma è qui, non devo fare tante prediche, perché qua è una predica unica con il cantico delle creature di Frate Sole, per cui siamo continuatori a essere portatori di pace e di bene, poi in un luogo come questo. Cioè, già risolto. Sì, già paradiso è qui, esatto, paradiso, sì. Sul palmo della mano, questo è qua, è tutto qua, abbiamo tutto tra le mani, la nostra vita è tutta qua, dipende da noi.